Per Sabrina, per metterci dentro tutte le varie schede che gli danno magari da fare a casa, oppure le comunicazioni, magari così. E devo ancora prenderla per Giada, che e poi adesso vi faccio vedere i vacchi di pacchi di quaderni. Allora, abbiamo preso questi qua con la ballerina, li ha scelti Giorgia. No, o Sabrina o Giada, non mi ricordo, non me lo ricordo. Passiamo a qualcosa di più semplice. Queste qui le scelte Giorgia, sono quaderni a righe e sono queste righe grandi e niente, ha scelto questi colori così, tinta unica. Poi questi li abbiamo presi per Giada, se non sbaglio. Poi per Sabrina invece, no, sempre per Giada. Allora quelli lì sono per Sabrina. Questi invece sono per Giada, abbiamo preso i quadrettoni così grossi che ce li usano tutte e due. Poi, questi qua mi sembra che, non mi ricordo che li ho scelti, comunque sono i quadretti grossi senza margini, ci sono tutte le ballerine sopra. Poi abbiamo preso due astucci per le bambine, uno per Sabrina, uno per Giada, che è fatto tipo quelli dell'ESPAC che hanno qui la... i posti per metterci penne o matite. Qui hanno una cerniera non tanto profonda e poi qua c'è tutto questo spazio e loro lo useranno per metterci il temperino, quello col serbatoio, per metterci la colla, per metterci le forbici, lo scotch, comunque le cose che non stanno nell'astuccio normale. Poi per Sabrina a righe le ho preso questi quaderni qua con la Surprise. A righe Manuel si è scelto questi qua, sono fatti così, sono varie tinte. E poi a quadretti questi qua invece li ha scelti Giorgia con i margini lavorati. E questi qua a quadretti invece sono di mano. Ecco, invece queste a righe li ha presi Gabriele, sono fatti come quelli di mano. E basta. E questo qui invece è l'astuccio per Giada con l'unicorno con gli occhiali da sole. Ha due maniglette e per portarlo in giro. E anche questo qui ha appunto la cerniera che si apre e dentro c'è il portapenne e poi c'è una tasca così molto profonda, molto molto bella. Poi oggi invece sono andata di nuovo dai cinesi, ormai Wawa e noi siamo così, e sono andata a prendere, non le ultime perché secondo me non è ancora finita qua, però altre cose per la scuola che hanno iniziato a dirci, quindi io le ho prese per tutti quanti perché così se ce le chiedono bene se no ce le hanno. Per prima cosa ci hanno chiesto le salviettine igienizzanti, allora ho trovato queste qui della Soft Soft. E poi invece altre mille usi disinfettanti, ma queste della Soft Soft vanno bene anche per le mani
e per il viso, cioè anche per la persona, non intime. Invece queste altre, no, anche queste qua vanno bene per la pelle. Queste qua invece sono della Fresh and Clean. Le abbiamo pagate 1 euro, dice Sabrina. E niente, ho preso di queste qui della Soft Soft, ce n'erano solo più 4, le ho prese tutte. E poi ho preso un pacco di queste qui della Fresh and Clean, così almeno ce l'hanno tutti quanti. Poi ci hanno chiesto il gel detergente per le mani. Allora ho trovato questo qui a 1,50 euro. E niente, anche di questi ne ho presi 5, uno per uno per i bambini. Poi, siccome c'è stato un po' un casino, no? Perché non sapendo, Giorgio ha messo queste borracce nella lavastoviglie, si è allargato questo pezzo e quindi non riusciamo più a chiuderlo. Si sono rovinate quella di Giada e quella di Gabriele. Allora, Sabrina ha dato la sua borraccia a Giada per oggi, visto che lei ha già cominciato a scuola. E allora io sono andata a prenderne un'altra per Sabrina, sempre fatta così con la cannuccia che sbuca fuori. Gabriele ha detto che la vuole come la mia, perciò adesso poi prossimamente gliela andrò a prendere. E niente, quindi ho preso la borraccia per Sabrina, perché la sua è andata Giada. Poi ne ho preso queste bustine trasparenti, fatte così, che sono come quelle colorate che ho preso per me. Queste qui le ho prese perché ci hanno chiesto di dare una mascherina di ricambio per non lasciarla sparsa nello zaino, così allora le ho preso le bustine, così ce la mettono dentro e se la mettono nello zaino ce l'hanno lì. Anche di queste una per uno le ho pagate 40 centesimi. Poi sempre per 40 centesimi ne ho preso questi block notes in tre colori diversi. Arancione è per Sabrina, verde è per Gabriele e giallo per Giorgia, perché il nero non c'era, cioè se vuoi prendiamo il colore, l'indelebile, lo coloriamo, almeno si contenta. E perché per il momento non è ancora arrivato il diario, come vi dicevo, non so se ve lo dicevo, e quindi per scrivere più che altro il nostro numero di telefono qui in prima pagina, ma così se le maestre avessero qualche cosa da scriverci o vogliono far scrivere qualche cosa ai bambini, ci sono, c'è il block notes come sostituto del diario. Poi per Giorgia ho preso questa cartellina nera con i fiori, purtroppo tutta nera non c'era, e niente, ha questi due elastici qui nell'angolo e poi si apre dentro, è così semplice, ma che i fogli ci stanno, e speriamo che non si rompano in mezzo secondo. Poi, per Giada invece l'ho presa così a pois, rosa e viola e bianca, ti piace? Anche questa qui è fatta come quella di Giorgia, dentro, fatta così. E queste qui le abbiamo pagate 1 euro. Poi, per Manuel invece ho preso questa cartellina rossa, che è uguale alle mie, perché rossa non c'era nessun modo, non c'era fatta così come l'hanno scelta, cioè c'era rossa ma con i fiori, ma non ha detto che non la voleva. E quindi gli ho preso questo qua che è più un portadocumenti. Però va bene, ci vediamo se ci sta nello zaino. E poi per ultimo, per Giorgia, le ho preso queste copertine per i quaderni nere, che così almeno copre quelli là tutti colorati che vi ho fatto vedere prima. E niente, qui hanno, sono se normali, dentro hanno le due alette qui e davanti hanno la targhettina per mettere nome e cognome, ma credo che quest'anno la professoressa non avrà problemi perché Giorgia ce l'ha nera, quindi penso che le riconoscerà anche senza nome. E niente, quindi ah no, e poi ho preso delle altre mascherine, proprio per il fatto che dobbiamo cambiarla tutti i giorni, per il fatto che dobbiamo, comunque mi è caduta, averla di ricambio. Hanno preso un'altra con gli unicorni per Sabrina, perché quell'altra invece l'ha presa Giada,
E poi ho trovato questa qui fatta con i pesci, ve la faccio vedere un po' più vicino. È fatta così blu con i pesciolini, cavallucci marini, dinosauri volanti, non so se sono pesci, sono, ma forse più l'universo, perché hanno la boccia tipo dell'ossigeno e poi ci sono i pianeti, non è dei pesci, è dell'universo. Comunque così ho sempre una per Giada, una per Sabrina, che è ancora più piccolina di questa, se vedete, è un po' più piccolina. E le va, cioè a tutte e due va un pochettino meglio. E niente, quindi ho voluto prendere appunto queste mascherine, così almeno ne hanno qualcheduna in più. Altro materiale scolastico che abbiamo preso, lì è già macchiato il quadernone, è questo raccoglitore grande, nero. Se l'hai scelto Manuel, c'era anche in altri due colori, ma all'Eurospin, ma lui l'ha voluto così. Poi gli ho preso due di queste confezioni di fogli a righe con il bordino rinforzato, trasparente, e poi l'avevo preso in realtà per Giada, però sono troppo spessi i fogli, quindi lo tengo per Manuel, e per Giada prenderò quelli della Fabriano normali. Il gel per le mani, questo qui l'ho trovato all'Eurospin con l'aloe vera, perché è quello che ho dato a Manuel, che avevo preso da Wawa. Ho detto che a lui gli secca un po' le mani, perciò ho provato a prendere questo con aloe vera. E poi in parafarmacia ho preso questa confezione gigante da 50 mascherine, 25 euro. Queste qui, perché tanto che aspettiamo che la scuola ce le fornisce, perché poi alla fine hanno cambiato. All'inizio potevano usare quelle di stoffa, adesso invece, con l'ultimo aggiornamento, diciamo, delle regole, devono usare questa chirurgica, e verrà come si dice, data dalla scuola, però per il momento ancora non ne abbiamo abbastanza, non hanno abbastanza per distribuirla a tutti, perciò hanno detto se la famiglia può provvedere. Quindi, siccome loro sono in tanti, io ne ho preso un pacchetto bello grosso. Per questo video back to school è tutto, e vi aggiornerò se ci sarà da comprare ancora qualcos'altro. Spero che il video intero vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi invece cosa avete dovuto comprare per i vostri figli, elementare, media, asilo, lì sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3.